Direttore, quelli di Cisternino non sono gli unici investimenti che state facendo dal punto di vista della logistica sanitaria? No, noi abbiamo fatto a Brindisi, oggi l'ho detto ad altri colleghi vostri, abbiamo fatto investimenti importanti per 78 milioni di euro, sono investimenti già realizzati per opere compiute, per opere che si stanno completando e per gare aggiudicate abbiamo affidato i lavori. Quindi 78 milioni di euro tra attrezzature sanitarie e opere di edilizia sanitaria, però non è soltanto la struttura o l'attrezzatura che fa la differenza per il futuro della sanità brindisina. Abbiamo investito tantissimo nelle risorse umane, abbiamo aumentato le unità lavorative, abbiamo aumentato di più di 1000 unità e soprattutto abbiamo scelto professionisti importanti, abbiamo avviato percorsi terapeutici nuovi, innovativi. Posso fare tantissimi esempi: nella ematologia siamo l'unico centro trapianti nella provincia di Brindisi, la chirurgia senologica e la diagnostica senologica è un'eccellenza, così come il DBS, l'impianto per i portatori di Parkinson, è l'unico centro nella regione Puglia che lo fa da tempo, e tante altre, l'anatomia patologica avrà un reparto nuovo a breve, ci sono stati già consegnati i lavori e lì diciamo abbiamo un'equipe che lavora benissimo e consegna i referti in pochissimo tempo, quindi non abbiamo liste d'attesa, non abbiamo ritardi, quindi l'oncologia, l'urologia oncologica, abbiamo investito tantissimo anche nelle risorse umane e i professionisti. La sanità è fatta di queste tre cose, quindi noi abbiamo investito tanto e ci siamo sicuri di poter completare nel prossimo anno tante altre cose che abbiamo avviate per dare ovviamente quello che serve all'utenza, al cittadino. Abbiamo qualche piccolo aspetto da migliorare in termini organizzativi, che è quello che diciamo crea il disguido o il fastidio all'utente, ma anche su questo ci stiamo lavorando, contiamo nel prossimo anno di dare una risposta molto importante.